Ultima domanda, che abbiamo fatto anche a Gianni, che di diritto faremo a tutti, perché poi è un po' l'opinione comune che gira in città, e in questa intervista mi premevo proprio farmi portavoce anche di un po' quello che si dice di voi. Questo grande successo con le ragazze. Ah, questo non si sa. Questa fila di, questo stuolo di ragazzi davanti al palco che urlano. Sì, ma è sempre una bella soddisfazione, chiaramente, perché a noi fa altro che piacere. No, se niente di che, non saprei il perché, non lo saprei, ma vuoi forse per i pezzi che magari sono pezzi che piacciono anche alle ragazze, o soprattutto alle ragazze, però noi siamo persone comunque non bravissime, niente di che, quindi non so, sinceramente non saprei spiegarlo. Dopo, comunque, noi abbiamo comunque, al di là del che ci siano tante ragazze o tanti ragazzi, comunque visto chi ci viene a vedere, non dico che li conosciamo tutti, ma quasi, perché comunque poi ti bevi qualcosa, sì. Sai, cerchi sempre di fare amicizia, poi ti fanno i complimenti, questo quell'altro, è sempre una grande soddisfazione con tutti quanti. Quindi io non smetterò mai di ringraziare tutti quanti, perché per 10 anni. Cioè, portare avanti una cosa così e ad arrivare ad oggi ancora con un seguito così non è semplice, quindi veramente grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questi anni, nuovi, vecchi, per il tutto un mix. Bene, ok, a posto. Finito. La storia più o meno ce l'hanno raccontata, la parte acustica che poi diventa elettrica, dal trio diventa un gruppo, i JPM fanno 10 anni di successi. Al mio fianco però c'è Aldo Pellegrini, che è risaputo, è stato scoperto in età praticamente adolescenziale dalla BBB, sì. E tu sei sempre stato considerato uno dei talenti più talentuosi addirittura della provincia di Belluno. Esagerato. Prima di parlare dei JPM, io mi chiedo, che cos'è che non ti ha fatto andare via dalla città di Belluno? Oddio. Dai, raccontaci una volta per tutte. No, ma queste purtroppo sono domande troppo complicate, insomma, rispondere a una domanda del genere è difficile, perché ci sono tantissimi motivi e tantissime realtà che ovviamente chi non è dentro magari nel settore non conosce, quindi sembrerebbe facile, poi in realtà è molto difficile. Ci sono musicisti come Flavio Zanon, che sì, conosciamo benissimo, che adesso insomma è riuscito a trovare un'identità un po' più concreta, però faticano molto, e purtroppo anche dovuto alla situazione discografica degli ultimi anni, dei produttori, Tane Scout non esistono più, ci sono boy band o comunque diciamo dei produttori che producono il personaggio e non più il prodotto, sì. Quindi diventa molto difficile. Io avevo altri obiettivi, quindi ho perseguito strade diverse. Ha contato qualcosa anche magari il timore di rimanere bruciato, cioè di avere questo grande talento per le mani, di portarlo all'attenzione di chi avrebbe potuto gestirlo, e invece magari sentirti dire no, torna a Belluno? No, quello no, anche perché quando c'è stata l'occasione sono sempre andato a suonare con altri gruppi, altre situazioni, in studio, abbiamo fatto, insomma, ho fatto un po' di cose in giro. Ovvio che magari qua a Belluno non si sanno, oppure sì, si conoscono meno, però in giro sono stato abbastanza. Meno di tanti altri, o comunque con occasioni differenti. A me è importato trovare comunque delle situazioni interessanti per andare in giro, perché purtroppo suonare nel pub ormai dal tempo che trova, cioè sì, ci si diverte, tutto bene, ma che tu sia a Milano, a Belluno, a Bologna è la stessa cosa, è uguale, anzi quasi peggio fuori. Sì. Senti, questo grande talento a un certo punto entra a far parte di JPM e molte persone si chiedono, ma perché? Allora, oggi ti faccio tutte le domande, no, per tutti i bellunesi. È stata una cosa strana, perché allora io conoscevo Pagno e Jonathan, perché ai tempi si andava a suonare con altri gruppi al Music Box di Cesio, e loro erano sempre là, e si parla di 10, 15, 9, 16, 17 anni, anni fa. Sì. E niente, quindi là ci siamo conosciuti, l'amicizia è partita, e ogni tanto andavo a sentirli suonare quando ero all'inizio in acustica, allora dopo sali su, fai un pezzo, fanno un altro, manca il chitarrista, ti chiamo, vieni a suonare, e da là è partito tutto l'insieme. Quanto puoi, come posso dire,
quanto di quello che è già scritto facendo voi cover tu riesci o puoi stravolgere o hai voglia anche di stravolgere? Ma in realtà dipende, perché per dire, beh, uno dei pezzi che diciamo ha riscosso maggior successo ultimamente è Ti immagini di Vasco Rossi, che ha rifatto anche Vasco l'anno scorso, esatto. Noi le facciamo da 2 anni e quel pezzo in realtà l'abbiamo ascoltato io e Pagno e abbiamo detto bene, lo facciamo? Sì. Come? Così. L'abbiamo proprio rigenerato in stanza, senza neanche il gruppo, eravamo io e lui. Dopo ci siamo trovati con gli altri ragazzi, addirittura tipo Livio non l'ha mai ascoltata, cioè non c'aveva neanche l'originale, e abbiamo deciso facciamo così, così, così e siamo partiti. In realtà tentiamo di stare abbastanza fedeli in certe cose, nelle robe più vecchie ovviamente col tempo anche suonandole in automatico vengono modificate, ma senza dover far prove, noi purtroppo prove non le facciamo mai. Anche questo l'abbiamo saputo da Pagno. E quindi pian pianino a forza di suonarlo, insomma dopo un anno, dopo due, dopo tre magari i pezzi più vecchi vengono automaticamente rifatti, riarrangiati se vogliamo dire, senza però l'impegno di dire ok qua faccio questo perché l'armonia mi chiama questo, allora possiamo, no, una cosa molto naturale, molto a pelle. Tu sei consapevole che i siti internet a Bellino parlano di voi, che alcuni chi gruppi, bene, chi male. Chi bene, chi male, alcuni gruppi nei loro live vi citano dicendo noi non siamo i JPM, e c'è Belluno, come dicevo anche gli altri tuoi colleghi e amici, che si divide tra io ascolto musica inedita e vado ad ascoltare i gruppi che fanno inedita, io vado ad ascoltare i JPM. Certo. Senti un po' il peso di rappresentare le cover band, cioè riesci a capire che in 10 anni hai creato insieme ai tuoi amici un meccanismo per il quale insomma siete un nome, avete un peso, portate gente? Sì, portare gente è una bella cosa, ma è una cosa che ogni tanto ne parliamo tra di noi, hanno avuto vari gruppi anche, no? La stessa BB Band o sì. I Valium o altri gruppi, delle Vongole, i Matches Mobile con i loro generi, ognuno sì. Col proprio genere. Chi faceva cover, chi faceva pezzi propri, io ho fatto tanti pezzi propri perché con la Big Band erano pezzi nostri, con Alvise Bortolini, cose particolari di un altro genere, con altri gruppi con cui magari non abbiamo suonato qua Belluno ma da altre parti si facevano pezzi propri. Spaziando dal metal alla rhythm and blues, perché tanti qua dicono ah ma no suonate sempre il solito Vasco Rossi, insomma 20 anni, 22 anni che suono, credo di aver suonato un po' di tutto. Questa è una. Noi la vogliamo vivere come una cosa divertente per il nostro fine settimana. Cioè, ok, la gente viene, ci ascolta, si diverte, e noi anche dobbiamo divertirci. Quindi andiamo fuori, suoniamo le cose che ci piacciono, comunque che in realtà piace suonare un po' tutta la musica al musicista, che sia di un tipo o dell'altro. Poi l'importante è vedere il rapporto con la gente, la bella serata, divertirsi. Quindi sono tanti fattori. Il peso del. La cover band no, perché alla fine cover band si nasce tutti come cover band, e tante volte più uno va avanti più diventa cover band, invece chi inizia magari è più propenso a fare pezzi propri perché giustamente ha molte più voglia di esplorare, fare cose nuove. Voi non avete mai pensato di inserire qualche pezzo vostro? Non c'è il tempo per farlo? No, beh, il tempo è fondamentale. Questo tutti noi non abbiamo tempo di far prove, di metterci là a pensare. Anni fa in acustico era stato fatto qualcosa da Jonathan e noi siamo andati dietro ovviamente, era venuto anche un bel pezzo che la gente conosceva poi col tempo. Però il problema maggiore è il fatto di avere la possibilità di trovarsi con calma, senza impegni, perché poi tutti i fine settimana suoni, quindi le prove le fai quando? O durante la settimana o altri momenti non ci sono. Per lavoro spesso siamo via o io o altri tipo Easy, e quindi ci viene veramente difficile durante la settimana trovarci, impegnarsi in una cosa, perché fare un pezzo proprio vuol dire mettersi là con calma, lavorarci tanto se vuoi farlo bene, magari metterlo da parte, farne altri, dopo riprenderlo dopo tempo e svilupparlo come, in base a come ti senti in quel periodo. Dimmi la canzone apripista di 10 anni fa e la canzone di oggi. Beh, la canzone. Cioè, il DJ col riempipista e anche i JPM avranno il loro. Riempi attacco. O apri? Apri. Perché apri. No, il DJ fa riempi, voi partite dall'apri direttamente. Noi iniziavamo sempre e stasera inizieremo con quella. Un pezzo di Negrita che si chiamava? Non mi ricordo neanche più come si chiama. L'ha detto Pagno in prima, sì, forse l'ha detto prima. In un mare di noia. Esatto. No, adesso. No, che non è quella che ha detto Pagno. Ah, no? Allora ha sbagliato, perché per 10 anni siamo partiti sempre con quella. Successivamente siamo partiti invece con Rotolando verso sud. Però prima c'era ma proprio. Neanche quella. Allora. No, però parlavamo di più che altro di ricordi, più che di apripista. Poi tanti pezzi, in realtà i pezzi funzionano sempre, noi abbiamo sempre suonati tanti, ci dicono fate sempre le stesse cose, in realtà non è proprio vero se andiamo a vedere le varie scalette, è che ne facciamo tante, allora
tanti chiedono sempre di mettere dentro lo stesso pezzo, alla fine è la gente che risponde. Mi ricordo una volta abbiamo fatto un pezzo dell'ultimo disco di Vasco, che è il pezzo con il quale lui apre le tournée, la tournée dell'anno scorso e quella di quest'anno, e c'era della gente che ci ha chiesto: ma è vostra?